maggior parte delle cellule del nostro corpo sono mature, cioè hanno già acquisito delle caratteristiche specifiche ben definite e grazie a queste caratteristiche possono svolgere il mestiere che è stato assegnato nell'organo nel quale vivono. Ad esempio, prendiamo una adipocita, cioè una delle cellule che formano il nostro grasso. La caratteristica principale di questa cellula, che è fondamentale per le sue funzioni, è proprio la capacità di accumulare grasso. Se l'adipocita non fosse in grado di ingrassare, non servirebbe a nulla nel tessuto grasso, quindi è una cellula che si è sviluppata appositamente per le funzioni che deve ricoprire, una cellula specializzata. Le cellule staminali, invece, sono tutta un'altra cosa. Sono cellule immature, in un certo senso ancora giovani, perché non hanno ancora delle caratteristiche ben definite, vivono in una specie di limbo e aspettano di diventare un giorno qualcosa. Nell'attesa non fanno quasi nulla. Tuttavia, le cellule staminali sono probabilmente le cellule più importanti del nostro corpo e la ragione è che proprio per la loro immaturità, se vengono esposte agli stimoli giusti, possono trasformarsi in altri tipi di cellule e sostituire quindi quelle che muoiono quotidianamente nel nostro corpo a causa di vecchiaia, malattie o incidenti. In pratica, queste cellule staminali sono delle cellule jolly, molto versatili, perché dotate di una grande capacità di trasformazione. Ma le staminali non sono tutte uguali. E queste cellule infatti sono organizzate in una struttura gerarchica apparentemente molto rigida. In cima a questa struttura stanno le cellule staminali embrionali, cioè quelle contenute negli embrioni. Queste cellule sono molto giovani, evidentemente, visto che sono praticamente appena nate, e di conseguenza sono estremamente versatili. Nel mondo delle staminali, infatti, più una cellula è giovane e soprattutto immatura, più è versatile. La versatilità delle cellule staminali embrionali è veramente enorme. Queste cellule infatti possono trasformarsi in qualsiasi altra cellula del nostro corpo, nessuna esclusa. Un gradino più in basso delle cellule staminali embrionali si trovano le cellule staminali presenti nei vari organi. Ad esempio le cellule staminali del cervello, quelle del sangue o quelle dell'intestino. Queste cellule staminali si definiscono adulte perché, a differenza di quelle embrionali, si trovano nel corpo di noi adulti. Queste cellule staminali adulte sono un po' più specializzate di quelle embrionali, perché presentano già delle caratteristiche tipiche dell'organo nel quale si trovano, come potete vedere benissimo dalla loro raffigurazione. Quindi, essendo più specializzate, sono meno versatili. Ad esempio, una cellula staminale nel cervello non può mai trasformarsi in una adipocita. La cellula staminale nel cervello si trasformerà molto probabilmente in un neurone, o in un'altra cellula del cervello, così come una cellula staminale del sangue si trasformerà in un globulo rosso o in un'altra delle cellule del sangue. I globuli rossi, i neuroni, gli adipociti e in generale la maggior parte delle cellule del nostro corpo sono mature, quindi non hanno più nulla della versatilità delle cellule staminali, perché sono cellule che hanno terminato il proprio percorso di maturazione e quindi non possono più trasformarsi in nient'altro. Fino a qualche anno fa, si pensava che il percorso di sviluppo che vi ho appena descritto, quindi dalle cellule staminali alle cellule mature, fosse a senso unico, cioè irreversibile. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di rappresentarlo su una montagna, per far capire che le cellule, per loro natura, tendono a scegliere sempre la via più facile, cioè quella in discesa. Partono dalla cima della montagna, dove sono immature e versatili, per arrivare fino in fondo alla valle, dove invece sono più specializzate e meno versatili. In realtà negli ultimi anni si è imparato a capire che non è sempre così. A volte infatti le cellule procedono anche nella direzione opposta, risalendo la montagna. Ad esempio si è scoperto che se in laboratorio si prende una cellula perfettamente matura, come il neurone, e la si stimola nella maniera giusta, è possibile farla ringiovanire facendola diventare una cellula staminale. Ma c'è di più. In alcuni casi, in laboratorio, è possibile trasformare direttamente una cellula specializzata in un'altra cellula specializzata, completamente diversa. Ad esempio, si può trasformare un neurone direttamente in un adipocita senza neanche bisogno di mettere in mezzo delle cellule staminali. È un po' come se un pompiere diventasse da un giorno all'altro un ingegnere senza neanche dover fare l'università. Insomma, sembra che le cellule siano molto più versatili di quanto si pensasse e che, nelle condizioni giuste, praticamente qualunque cellula possa diventare qualsiasi cosa. O quantomeno, questo è quello che succede in laboratorio.
se poi anche all'interno del nostro corpo le cellule si comportano in questo modo, un po' caotico, non è ancora del tutto chiaro. Quello che è certo è che anche le cellule staminali, più scansa fatica e spastiliate, alla fine devono rassegnarsi e maturare, diventando prima cellule staminali adulte e poi cellule completamente mature. In questo modo però le cellule staminali si consumano in un certo senso e se non esistesse un modo per rimpiazzarle, finirebbero per esaurirsi molto presto. Nella realtà, fortunatamente, questo non succede, perché ogni cellula staminale che sta per specializzarsi, prima di farlo, si sdoppia, cioè si divide in due. Una delle due cellule che si formano inizia il suo percorso di maturazione e diventa quello che deve diventare. L'altra invece resta di scorta, pronta a intervenire, trasformandosi, moltiplicandosi in caso di bisogno. Questa quindi è un'altra delle caratteristiche peculiari delle cellule staminali. Possono riprodursi all'infinito, cosa che l'altra cellula del nostro corpo è assolutamente proibita. Ricapitoliamo. Le caratteristiche principali delle cellule staminali, che le distinguono dalle cellule normali, sono due. Innanzitutto, possono moltiplicarsi all'infinito. Quindi, da una cellula staminale, se ne possono ottenere quante se ne vogliono. La seconda caratteristica principale è che le cellule staminali possono trasformarsi in altri tipi di cellule. Quindi, da una cellula staminale si può ottenere una cellula dell'intestino, piuttosto che una cellula del cervello o del fegato. Grazie a queste due caratteristiche fondamentali, le cellule staminali possono ricostruire intere parti del nostro corpo, praticamente da sole. Per questo motivo sono dei pezzi di ricambio perfetti per noi esseri umani. Prendiamo ad esempio le cellule staminali del sangue. Queste cellule sono in grado di rigenerare da sole e in poco tempo l'intera popolazione di cellule del sangue, che è composta da miliardi di cellule, di tre tipi principali: i globuli bianchi, i globuli rossi e le piastrine. Grazie a queste doti, le cellule staminali del sangue vengono utilizzate ormai da molti anni per curare le persone affette da alcune gravi malattie del sangue, tra cui anche la leucemia. Il sangue delle persone malate di leucemia si spopola quasi completamente a causa della malattia e anche delle terapie che sono molto aggressive. Allora, per aiutarli a riprendersi, si danno loro delle cellule staminali del sangue prelevate da un donatore sano, per esempio un fratello o una sorella, ma anche un estraneo. Le cellule donate riescono a ripopolare rapidamente il sangue del paziente e gli permettono di tornare a stare bene. Questo è solo uno degli esempi di quello che si può fare già oggi con le cellule staminali. In futuro forse sarà possibile utilizzarle per creare interi organi da trapiantare, ad esempio un fegato. Certo è che però un fegato, se uno lo trapiantasse, dovrebbe trapiantarlo dalla parte giusta, giusto? Ma ha ragione, ha ragione. Sì, si trovi dalla parte. Così è molto meglio. Dicevo che forse in futuro potremo addirittura creare interi organi con le cellule staminali, oppure curare malattie del cervello da cui oggi nessuno purtroppo riesce a guarire, come l'Alzheimer. Grazie per l'attenzione.